persona abbastanza fuori di testa. Si tratta di un'intervista di Kay con i Maison & Fan, in cui mi sembra che Kay sia in mezzo ad alcune macchine d'epoca. Comunque colleghiamoci con Londra e vediamo cosa sta succedendo. Ciao a tutti, eccomi qua dentro una Maserati 250F del 57. Sono sicura che voi vi domanderete cosa ci fa Kay in questa stupenda auto. Per ora non ve lo dico, però ha qualcosa a che fare con uno dei due ospiti di DJ Special di oggi, Rick Fenn e Nick Maison. Ciao DJ Television, this is Rick Fenn. Ciao DJ Television. I'm so busy thinking about Rick Fenn. Ciao DJ Television, this is Nick Maison. Siete incontrati per la prima volta. Questa non è la prima cosa che fate insieme. Avevate già fatto Life Could Be a Dream. Giusto, quando ci siamo conosciuti. Sicuramente per sbaglio. Mi pare che ci siamo conosciuti attraverso Eric Stewart dei Tennessee. Già, ad una festa. Sì, ad una festa. Sì, era una specie di... Riunione, sì. Perché a quel tempo avevo avuto a che fare con una banca che voleva una canzone, anzi dei testi per una musica, e avevo bisogno che qualcuno mi aiutasse a scrivere i testi per la musica perché mi trovavo in difficoltà, mi serviva qualcuno molto abile. Così Eric mi consigliò Rick, io lo conobbi e trovai che fosse molto, molto bello. Come mai avete aspettato tanto prima di ripresentarvi al pubblico? Perché proprio con questo LP? Abbiamo fatto del nostro meglio per farlo alla svelta, ma bisogna sempre attendere l'opportunità di fare un lavoro. Ci vuole qualcosa che... un catalizzatore, forse. In un certo senso abbiamo impiegato un bel po' di tempo a fare questo disco, ma sai, prima c'è stato l'incontro iniziale, poi il progetto del film. Poi abbiamo dovuto riascoltare la musica del film e quando ci siamo accorti che effettivamente funzionava, abbiamo incominciato a trasformarla in materiale per l'album. Ci è voluto molto tempo, insomma, per giungere allo stadio finale. Come mai non avete fatto dei progetti da solisti prima di questo? Sto parlando sempre del mercato pop. Per quanto mi riguarda, non avevo niente di particolare. Non c'era niente che mi spingesse a fare qualcosa. Ero a corto di idee, se vogliamo. Ma io ho bisogno di sentire veramente qualcosa per essere spinto a produrre o a comporre della musica. Vi mancano mai quei giorni degli anni 70, quando i Pink Floyd e i Tennessee erano tanto forti? Ma, come diceva prima Rick, è bello lavorare in diverse configurazioni. È chiaro che dà molte soddisfazioni esibirsi in grandi spettacoli e davanti alla folla, però è anche molto bello cambiare modo di lavorare. Vedi, dopo un po' ti abitui troppo a lavorare in un gruppo dove tu rappresenti solo un quarto, talvolta anche di meno, e non capisci neanche qual è il tuo ruolo preciso all'interno del gruppo. Quindi mi è piaciuto molto questo cambiamento, perché ho potuto prendere delle decisioni da solo o con solo un'altra persona. Si riesce a trovare un accordo molto prima. In un gruppo spesso si finisce con l'accettare quello che decide la maggioranza, invece di fare quello che si vuole veramente. Rick, Nick, se non aveste fatto i musicisti, cosa pensate che avreste fatto? Non saprei. Cercheresti un lavoro, forse? Ah, sì, giusto. Sarei qui a cercare un qualsiasi lavoro tanto per riempire il tempo. Un lavoro più normale. Ho fatto la scuola di architettura. Ah, sì? Sì. Però non credo di essere più molto bravo. Allora non saresti un pilota di macchine da corsa? Ah, no, non come professionista. È grandioso farlo per divertimento. Di auto da corsa? Dunque, direi da quando ho cominciato a guidare. La mia prima auto l'ho avuta nel 57 ed era un Austin 7. E quante ne hai in totale? Tendono a variare di numero, tante sono ancora da montare, sai. Ho anche delle auto che servono da pezzi di ricambio per delle altre. Comunque sono circa 20.
Hai alcune auto italiane? Ah, sì, per forza. Ecco. Questa è una bella macchina. La Maserati, giusto? Sì, è la Maserati. Sì. Sì, ci sono due Maserati qui. Questa è la Maserati Birdcage. La chiamano così perché il telaio è molto sottile. La storia attorno a questa macchina è che quando Maserati la costruiva mettevano un canarino sul fondo, poi gli costruivano attorno il telaio e se l'uccellino riusciva a scappare significava che il telaio non era forte abbastanza. Cominciamo un po' a parlare di ognuna di queste auto. Vabbè, questa è stupenda. Sì, questa è una Lola T297. Questa è la macchina che ho guidato a Le Mans nel 1979 e anche nel 1980. È abbastanza piccola come macchina, però è molto veloce ed è anche molto fidata. Ha portato a termine la corsa in entrambe le occasioni, il che è un grande traguardo alle mani, considerando che dura 24 ore. Questo disegno è dello stesso artista che ha disegnato la copertina dell'album The Sì, è vero. Abbiamo fatto ridipingere le macchine per una corsa in Germania sponsorizzata dalla EMI. Così abbiamo fatto questi disegni speciali che sembrano la copertina dell'album. Guardiamo un attimo il motore di quest'auto. Dunque, Bugatti aveva l'ossessione di fare le cose con un certo stile. Guarda, ad esempio, la forma del radiatore e guarda come questo motore sia così perfettamente bilanciato e misurato. Questo l'ha fatto lui, vedi, questa parte è stata fatta a mano. Del singolo Life or Alive c'è David Gilmour che canta. L'avete scritta con lui già in mente oppure è stata una decisione presa in seguito? No, sicuramente non pensavamo a lui mentre la scrivevamo perché c'erano diverse persone che avrebbero potuto cantarla e non sapevamo ancora chi sarebbe stato. Nella versione originale cantava Rick e andava anche molto bene. Poi abbiamo cambiato i testi e anche l'arrangiamento e credo che la decisione di arrivare a Gilmour l'abbiamo presa alla fine della registrazione dell'album. È stata proprio l'ultima cosa che abbiamo cambiato. Vedi, è stata una questione di... Cioè, andava già bene, eravamo abbastanza soddisfatti del risultato, però volevamo ottenere il meglio, così, parlo per me almeno, ho pensato che Dave l'avrebbe potuta cantare meglio. E poi Nick l'ha chiesto a Dave e gli abbiamo fatto sentire come l'avevo cantata io. E lui ha accettato. E siamo stati molto contenti che l'abbia fatto perché l'ha cantata proprio bene. A DJ Television abbiamo sentito che i Pink Floyd faranno un altro LP, è vero? Anch'io ho sentito queste voci in giro. Ma è vero o no? Effettivamente ne abbiamo parlato un po', ma è ancora una cosa accampata in aria.